allievi della Scuola di Ballo e dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala in scena ad Arezzo. Al Teatro Petrarca è così tornata la stagione concertistica. Il nome Accademia Teatro alla Scala è molto importante, si parla di formazione di ragazzi da 6 anni per la Scuola di Ballo fino a 18-19 anni e loro dopo entreranno o al Teatro alla Scala o altre grandi compagnie internazionali. Per loro è un inizio di poter ballare su un palcoscenico qui in questo teatro, che è bellissimo. È una cosa importante per la formazione e per l'idea artistica che devono capire che avranno per il futuro. Uno spettacolo che ha messo i migliori talenti della danza italiana alla prova nell'esecuzione di coreografie del grande repertorio classico, neoclassico e in creazioni contemporanee. Un dubbio tra quella che è la tecnica classica e la coreografia di respiro più contemporaneo, nonostante appunto l'uso delle punte, delle scarpette da punta, della musica classica che è quella per violoncello di Bach. E quindi appunto cerchiamo di preparare i ragazzi anche ad affrontare quello che sono, quello che saranno poi i temi che affronteranno nella fase professionale. A dirigere l'orchestra il giovane Alessandro Bonato, per la prima volta alla testa dei talenti scaligeri. Un concerto monografico, possiamo chiamarlo, tutto su musiche di Tchaikovsky. Partiamo con tre estratti dallo Schiaccianoci, che è un balletto, uno dei tre balletti meravigliosi che Tchaikovsky ha scritto, e poi facciamo la serenata per soli archi, quindi la serenata per archi in do maggiore, anche questo pezzo sinfonico scritto per orchestra d'archi, coreografato appunto in questo caso.